domenica 31 luglio. Ariete, con la luna in cancro sarà possibile qualche screzio con chi amate, non fatene un dramma, spesso è la diversità a scatenare l'attrazione. Non lasciatevi travolgere dagli eventi, cogliete l'occasione per dire cosa pensate e desiderate veramente. Toro, prima di parlare, riflettete bene, ci sono in ballo questioni un po' troppo delicate e dovete provare a gestirle al meglio delle vostre possibilità. Se siete single, siate fiduciosi nell'amore, sarà il vostro intuito a spingervi verso le persone più adatte. Gemelli, con Giove contrario avvertirete un certo fastidio per le solite regole quotidiane, non avete voglia di rispettarle, ma vi toccherà fare buon viso a cattivo gioco. Un successo in un colloquio di lavoro potrebbe essere più vicino di quello che pensate. Cancro, lasciate stare le preoccupazioni astratte, è arrivato il momento di agire per risolvere concretamente tutte le situazioni che vi premono di più. Con la luna nel segno sorridente, a Nettuno scambierete coccole e tenerezze con il vostro partner. Leone, giornata piacevole da trascorrere in vacanza all'aria aperta, dedicatela allo sport. Visitate luoghi interessanti con chi vi ha rapito il cuore. Di fronte a un dubbio, fidatevi delle vostre antenne, vi indicheranno la giusta soluzione al vostro problema. Vergine, aspettate un cenno dalle persone giuste prima di dare inizio al progetto su cui avete concentrato finora tante energie e tanta attenzione. Fortuna all'estero, potrete conoscere nuove realtà e innamorarvi perdutamente di una persona straniera. Bilancia, con Urano ostile potreste essere un po' troppo polemici e ribelli. Occhio a non innescare tensioni difficilmente sanabili, fate attenzione. Una mail che non arriva o una telefonata che ritarda avranno la capacità di mandarvi in fibrillazione. Scorpione, la luna amica in cancro vi garantisce intuizioni preziose. Durante un viaggio farete degli incontri intriganti che vi riscalderanno il cuore. È un buon momento per effettuare compravendite di immobili, favorevole per gli affari in generale. Sagittario, Saturno nel segno inciderà sul versante economico. Tesaurizzerete il conto in banca e limiterete di molto l'impulso a spendere per acquisti di scarsa utilità. Avrete tanto fascino e comunicativa, potrete andare dritti alla conquista delle vostre mete amorose. Capricorno, con la luna contraria dal cancro dovrete assolutamente cercare di cavarvela da sola su diversi versanti. Con la pazienza ce la farete. Con Plutone congiunto è periodo di emozioni forti e passioni focose. Non fatevi fare la morale da nessuno. Acquario, pur non sottovalutando l'importanza del dialogo per evitare tensioni inutili, chiedete al partner di non affrontare discorsi che vi irritano. Chi vi ama potrebbe dimostrarsi più geloso del solito, tranquillizzatelo puntando su coccole e tenerezza. E per finire i pesci, con Nettuno nel vostro cielo che farà le fusa alla luna, coltivando sentimenti di generosità, ascolto e disponibilità verso gli altri, sarete più sereni. Con Giove ostile, cautela nel sottoscrivere contratti, diplomazia nel parlare e prudenza nelle attività.